Non era incluso nel pezzo, ma sicuramente. Ricky, pronto, ci sei al telefono? Pronto? Vediamo un po'. Eccolo. Sì, ci sa, ero io che non c'ero. No, il Grazie Pino era il finale che ci hai messo tu, vero? Eh sì. Io ho distato anche quello. Io invece, essendo convinto di averti già in onda, ero convinto che tu avessi già ringraziato prima. Insomma. Allora vuol dire che non l'avevi ascoltato il pezzo. Non l'avevo sentito tutto fino in fondo. Assolutamente, Ricky. Mi sono fidato fino a metà, dopo di che ho lasciato ancora. Ok. Allora, che ti sei piaciuto intanto? Madonna, cioè, Dio, per radio sì, e dopo sentendo i commenti, ringrazio tutti quanti dei commenti, veramente. Com'è andata, secondo te? No, emozionatissimo. Sì. I pomodori ancora non mi sono arrivati. No, ma guarda che è un guaio, perché sono, come dicevamo prima in privato, non sono ancora maturi, per cui farebbero anche un attimino male. Aspetto un attimino che, insomma, maturo un attimino. Appunto, infatti ho detto siamo attenti a mandare i pomodori, perché adesso veramente sono duri e fanno male, eh. Senti, dunque, veramente, cioè, mi sono sentito bene per radio. Meno male, fa bene. Ringrazio tutti quanti, saluto anche tutti quanti del gruppo di 59. Anche se tu sei. Posso ora fare tutti i nomi, perché veramente. Sono tantissimi, evidentemente. Cristina, sì. Carolina, Graziella, Minna, Elisa, ma chi più ne ha più ne mette. Sì, insomma, tutti quanti, senza. Pur non nominandoli tutti, ce l'ha tutti quanti nel cuore. Senti, tu in questo momento ti trovi a Udine, se non sbaglio. Io adesso sì, provincia di Udine, sono 15 km, ma Caronte qua picchia duro, eh. Caronte, allora un attimo. Caronte sta diventando cattivo. Un attimino fa parlavamo con Rita Cuccaro, che saluto fra l'altro. Siccome prima ho avuto un momento di amnesia, non mi ricordavo come si chiamava il cane, quello che era insieme a Caronte. Tu non te lo ricordi anche tu? Porca miseria, no? Ah, no, te lo dico io, si chiamava Cerbero. No. C'era il cane Cerbero, figurarsi, quello lì che azzannava quelli che non volevano salire a bordo della barca. Non importa, è irrilevante la cosa, se vogliamo, però comunque si chiamava Cerbero, l'ho ricordato a me stesso, Ricky, ci mancherebbe altro. Senti, tu mi ha scritto un certo Salvatore Valentino dicendo: fai cantare Ricky che è bravo. È vera la cosa allora? No, perché quando siamo trovati in qualche raduno, magari facendo karaoke e così scherzando, abbiamo provato a fare un po' di casino, ecco. Infatti sei quello che magari tu tieni sempre il gruppo allegra, allora allora senti tu, ora voi vi confesso una cosa mia, voi mi sentite per radio, ora sembra che io sia chissà che cosa. Se mi vedeste in un contesto tipo di tutti amici, io non aprirei bocca, lascerei parlare voi. Ah sì? No, infatti io non amo molto parlare in pubblico, io anche, a volte fanno le serate giù al mio paese, Pino vuoi andare? No, non ci vado assolutamente, fate voi. Mi vergogno, ragazzi, io mi vergogno se dovessi salire su. Ma guarda, è vera la cosa, a volte vengono qui in radio fior di professionisti, attori, gente che insomma è a contatto vivo col pubblico. Si vergognano loro a vedere il microfono, io invece mi vergogno a parlare al pubblico, insomma, diciamo che sei sempre lì davanti alla gente con il microfono in mano. Io non so, guarda Ricky, posso garantirti di non essere davanti a nessuno, sembro uno scemo quando parlo. assolutamente sì, però volevo ritornare un attimino alle tue origini, perché tu sei un emigrante, vero? Sì, sono di Andria, provincia di Bari. E da quanti anni vivi in Friuli? Sono 40 anni. Ma è vero che tu una volta volevi mettere una radio privata e ti hanno, insomma, era appena iniziato qua a lavorare, mi avevano invitato appunto a presentare in radio una trasmissione per i meridionali, e dopo chiaramente in quel periodo lì, anni 70, c'era sta cavolata di terroni, sismo, di, ecco, diciamo, ce l'avevano contro i terroni, mi hanno messo i bastoni fra le ruote fino a che mi hanno fatto chiudere la mia trasmissione. Che peccato, ragazzi, insomma, la cosa dispiace un attimino, non tanto perché tu ci hai messo la buona volontà, ma per l'ottusità di certe persone che ora vedi perché noi meridionali siamo un attimino più sensibili di fronte a certe cose, perché certe cose noi, anche io, le ho subito sulla pelle, un attimino di razzismo, ma come vedi, capa tosta calabrese, io sono qui a fare la trasmissione, hai capito, Riccardo? Va bene. Ok, comunque dai, io ringrazio tutti quanti voi, saluto in particolar modo anche i miei amici pugliesi che mi stanno ascoltando, tipo anche Salvatore Valentino, che quello là è sempre che pensa a mangiare. Sì, è lui, ieri si è fatto fuori 5 piatti di braciole, sai, le braciole quelle che si fanno in Puglia. Ho capito. Allora senti, Riccardo.